Reggio Calabria, che in occasione dei 35 anni di anniversario del club vogliamo, come dire, lasciare un segno alla città, un segno dedicandoci agli altri come l'abbiamo sempre fatto. Il Kiwanis è soprattutto vicino ai bambini, quindi, come potete vedere dalle nostre immagini, dai nostri loghi, quest'anno la nostra scommessa è far diventare interessanti le tematiche sociali, al grande pubblico. E noi siamo convinti che attraverso gli strumenti della partecipazione attiva e dell'attenzione verso il prossimo si possa costruire a Reggio Calabria una comunità coesa dove ognuna possa diventare risorsa per l'altro. Ci sono Don Piero Catalano, che rappresenta il Cereso, Don Tonino Sgro, che rappresenta la parrocchia Santa Maria del Lume, e sta per arrivare il dottore Natale Idi, che rappresenta l'associazione Piccola Opera. Niente, quello che noi vogliamo dare è essere un piccolo sostegno e dire che il Kiwanis è presente. C'è tra il Kiwanis e la loro realtà. Ringrazio il Kiwanis, che è sempre attento e sollecito alle problematiche dei nostri minori, in particolare i minori a rischio del Centro Giovani Domani, che insistono nel nostro territorio parrocchiale di Santa Maria del Lume. In particolare il Kiwanis si è impegnato a realizzare un parco giochi per i bambini nel nuovo complesso parrocchiale che tra qualche mese speriamo verrà inaugurato. Questa è una delle tante iniziative, delle tante attenzioni che il Kiwanis ha avuto nei nostri riguardi, per cui sono lieto di questa collaborazione che dà sempre frutti molto fecondi e ringrazio ancora gli amici per questa disponibilità. Grazie a Don Tonino del Cereso Reggio Calabria. Io ringrazio col cuore il Kiwanis, perché non è la prima volta, è delle ultime volte che si fa presente e solidale verso coloro che hanno un progetto di aiuto e di sostegno come il nostro, il Cereso, che opera non solo per la tossicodipendenza ma per tanti problemi sociali, ecco, della nostra città ormai da tanti anni. Ecco, ringrazio il Kiwanis perché, ecco, questa attenzione in un tempo così difficile, anche dove dalle istituzioni ci sono solo ritardi e inadempienze, questo piccolo sostegno è proprio benefico più che opportuno in questo periodo, anche perché noi, ecco, viviamo di questi, ecco, di questi sostegni economici, ma tante volte facciamo senza, e con la provvidenza che arriva un po' da tutte le parti a sostegno di tante persone bisognose. Quindi grazie veramente di cuore a Ignazio, che ci conosciamo da una vita. Okay, grazie a Don Piero. Il dottore Natale Idi, in rappresentanza dell'associazione Piccola Opera, dove il presidente insomma, porta i saluti, e che noi insomma ormai è un rapporto che si rinnova in anno per anno, e dove quest'anno il Kiwanis contribuisce ad integrare un loro progetto che si chiama Progetto Ostopiania, e dove il dottore magari libri ci... Sì, molto brevemente mi unisco pure io ai ringraziamenti, scusatemi il ritardo, avevo detto Ignazio, porto anche saluto appunto del Presidente, non è potuto intervenire. E intanto appunto per ringraziare il Kiwanis perché ha sostenuto in un periodo, voglio cogliere un passaggio del discorso di Don Piero, cioè in un periodo come questo dove sembra che tutto quanto debba essere fatto limitandoci a quello che è possibile fare, riuscire a fare qualcosa in più. Cos'è il progetto Ostopiania? Il progetto Ostopiania è qualcosa in più che noi vogliamo fare per cercare di migliorare la qualità di vita dei bambini e delle persone con disabilità. Io sono il direttore sanitario di un centro di riabilitazione, quindi il nostro compito potrebbe essere solo fermarsi solo a quanto si viene svolto per quanto ci viene richiesto dal servizio sanitario. Abbiamo notato però in tutti questi anni che la qualità di vita delle persone può essere migliorata anche attraverso delle piccole realizzazioni. Il progetto Ostopiania in sintesi è questo, è la capacità, la possibilità di andare a fare una diagnosi precoce di che cosa? Appunto della qualità dell'osso di queste persone, che sono essenzialmente persone
immobilizzate per le loro patologie e che molto spesso fanno delle fratture spontanee. Le fratture spontanee che provocano dolore e che molto spesso noi non riusciamo neanche a decodificare, cioè il bambino affetto per esempio da una paralisi cerebrale infantile che non riesce a comunicare, che ha un dolore, che ha un qualcosa che gli reca disturbo, soffre tantissimo ma non riesce a farlo e poi magari andiamo a scoprire che ha fatto 2 mesi prima, 3 mesi prima, un anno prima, una frattura legata a che cosa? Legata alla decalcificazione. Allora noi abbiamo voluto, senza nessuna presunzione, quindi legandoci a dei centri che già queste cose le fanno e le fanno da anni, tanto per fare qualche nome, lo Stella Maris di Pisa, l'Istituto La Nostra Famiglia, centri universitari che hanno attraverso l'utilizzo di un'apparecchiatura, un ultrasonografo, quindi non è neanche invasivo, e che abbiamo acquistato anche grazie a precedenti progetti a cui ha partecipato sostanzialmente, diciamo in modo molto robusto, il Pivanis, a realizzare questo che poi diventa di fatto anche uno studio multicentrico, quindi non sono solo gli utenti della città di Reggio, diciamo questo è un progetto che noi riusciamo a fare gratuitamente senza nessun sostegno se non quello appunto della rete di prossimità che comunque c'è, tra cui è il primo fra tutti appunto il Pivanis. Io proprio stamattina mi sono sentito col professore Tedeschi, che è l'ex primario di pediatria di Reggio, che collabora con noi, e lui mi diceva proprio che aveva trovato per esempio, quindi lo dico, la lancio qui, oramai sono diventato, come dire, sfrontato pure io in queste cose, una bilancia che anche qui si può sembrare una banalità, dice che cos'è, io la mattina mi alzo se ho voglia, mi vado, mi metto sulla bilancia se ho voglia e vedo quanto peso, un'operazione di 15 secondi manco. Pensate che cosa voglia dire pesare realmente, no? Quanto realmente è il peso di un bambino, di un adulto con una tetraparesi spastica, cioè che è immobilizzato, quindi dovrebbe dire o fare la coppia pesata, mettere la carrozzina, però non c'hai mai la certezza di quello che è il peso. Perché serve questo? Serve per dosare poi eventualmente i farmaci per ridurre appunto l'incidenza di questa patologia. Allora, ci sono degli strumenti, sono stati pensati degli strumenti che riescono a fare questo con un'operazione semplicissima, mettendo appunto tutto quanto l'ausilio, tutto quello che c'è il bambino, la nona persona, e si riesce a fare. Quindi questo pensavo stamattina per capire un pochino se riusciamo magari a acquistare questo con un software per la... E non lo so, perché questa è una cosa di stamattina, quindi è una cosa importante. A volte davvero per i dosaggi, questi sono bambini che hanno pluripatologia, a volte devono fare i dosaggi del farmaco antiepilettico, non si può andare così, dice quanto pesa, e a volte sono delle cose molto semplici che però diventano insormontabili nel momento in cui ci sono tutti questi ostacoli. Che vi devo dire? Grazie ancora per tutto quello che negli anni è stato fatto. Il professor Pivanis nel nuovo centro ha attrezzato una palestra, ha fatto l'attrezzatura del parco per i bambini, cioè tutta una serie di cose che davvero hanno dimostrato una grande sensibilità. Poi mi pare che il vostro ambito vocazionale, quello dei bambini, non possiamo distrarci. Passo la parola a Nino Stiglitaro, un direttore artistico, se non se giusto. Che altro, cantante dei cantante, bambini. Cantante primario, e che ci lega un'amicizia profonda che abbiamo programmato addirittura di anno in anno, in cui ci tenevo, perché la cosa che ci accomuna è la cappa iniziale. Non solo, io mi presento, sono Nino Stiglitaro, cantante dei Calabria, nonché fondatore di questo gruppo storico. Ci legano due cose fondamentali, forse l'anno di formazione che vedevo, 35 anni di attività sul territorio, anche Calabria, diciamo, con le prime formazioni, perché noi partiamo dal rione di Pellaro, per cui le prime formazioni nascevano appunto nel 76-77, quando lontanamente nella piazzetta di Pellaro, chi per piangere, chi per ridere, come si suol dire, si iniziava sempre a fare qualcosa. E questo è stato l'obiettivo primario dei Calabria di allora, fare questa grande famiglia storica ed essere un punto di riferimento nell'ambito culturale, sociale e soprattutto musicale per alcuni artisti e per molti artisti che hanno calcato sicuramente, hanno dato un grande contributo di maturità negli anni e a questo gruppo. E poi ci lega anche l'inizio, diciamo, del nome, Pivanis con la K, Calabria con la K. La nostra K, diciamo, ha un fondamentale storico perché rappresenta la Calabria greca, rappresenta forse il cuore, la culla di quella che è stata la nostra antica tradizione popolare. Ci rifacciamo quest'anno a un obiettivo importante, abbiamo un disco che sta andando veramente a gonfie vele, che si chiama Cinque.
5, questo nome in dialetto, non è altro che il numero pitagorico, dove noi ci siamo un po' esposti in questo senso, ed è un collegamento tra il cielo e la terra. E questa condivisione che i ragazzi hanno voluto fare, abbiamo anche così sporadicamente messo 5 brani all'interno di questo disco che hanno tutti uno scopo sociale, perché noi facciamo cultura non per farla, facciamo cultura perché condividiamo che la cultura è l'unico elemento di base nella società moderna e anche quella antica per poter fare, per poter tirare, diciamo, il nostro futuro. Rivendichiamo i valori, questo disco è proprio per rivendicare quei valori storici della nostra tradizione che sono appunto il fulcro della nostra cultura. Noi questo 5 lo vogliamo che sia un disco appunto di grande risonanza nazionale, questo ce lo permette anche la grande discografia che ci sta assistendo in questi anni, e ve ne accorgerete dal vivo, diciamo, il giorno 19, che faremo sicuramente un grandissimo concerto di allegria, di musica, di divertimento, ma con uno sfondo sociale. La cultura messa al punto numero 1 di questo 5 e i valori fondamentali della nostra tradizione, della nostra tradizione popolare. Grazie ancora Ignazio, grazie ancora Natale, grazie a tutti voi. Non per ultimo, ma che ringrazio per la sua sempre vicinanza al club, il nostro luogotenente governatore Natale Proticò si appresta a farci le nostre conclusioni. Lo scherzo sempre, perché ogni volta deve concludere ed è sempre l'ultimo, dove ci parlerà anche del progetto nostro nazionale che è Eliminetti, dove il nostro club, insomma, ha fatto anche qui la sua parte. Grazie a voi di essere qui oggi in maniera particolare alla stampa, perché l'obiettivo nostro è del club, il nostro Kivanes, è quello di comunicare agli altri, cioè quello che è il nostro progetto odierno, quello che punta attraverso il club Kivanes Reggio Calabria, storico club della nostra divisione Calabria 2, 35 anni di storia, a supportare delle realtà che si sono già presentate, con cui condividiamo e partecipiamo con loro alle loro iniziative, a quelle che sono le loro difficoltà. Cerchiamo, senza voler essere, senza presunzione, di poter alleviare una piccola difficoltà dell'organizzazione per alleviarla ai bambini, perché questo è il nostro obiettivo. E in questo anno sociale il Kivanes ha operato sia in vicinanza che in prossimità, diciamo sia in lontananza che in prossimità. In prossimità con i progetti che stiamo presentando e con altri che sono stati già fatti e che si sono affrontati. In lontananza con il progetto Eliminate, che è quello che contraddistingue il lavoro un po' di tutti i club in generale ed in particolare del distretto Italia San Marino rispetto all'internazionale. Come abbiamo più volte detto, insieme a UNICEF stiamo lavorando attraverso un'attività di fundraising a colmare quelle che può essere una grandissima difficoltà che ancora esiste nel mondo, quella che è del tetano della madre e del nascituro. L'abbiamo specificato più volte, basta un semplice contatto con un elemento poco igienico che ancora in 40 paesi del mondo la madre e il bambino purtroppo ci rimettono la vita. E se nella nostra terra è stato possibile debellare il tetano della madre e del nascituro, siamo convinti, anzi certi, che con l'impegno si possa anche debellare in quei paesi in cui l'arretratezza è un po' quello che sono degli scarsi stimoli culturali di sviluppo non hanno ancora portato a questo. Voglio aggiungere qualche altra piccola cosa, ringraziando i Calabria, perché non è semplice, non è facile tutti i giorni trovare un gruppo che è impegnato a trasmettere momenti culturali e momenti attraverso quello che è lo strumento della musica, dare la disponibilità a contribuire ad un progetto di sostegno a chi ha bisogno. E ai Calabria si aggiunge, e non per ultima, l'amministrazione provinciale che oggi ci ospita e di cui mi permetto di portare i saluti del presidente Raffa, che è impegnato oggi sulla Ionica per una problematica legata a problemi della scuola che in questi giorni stanno già diciamo incalzando, perché il nuovo anno scolastico è già in arrivo e già sono sul territorio a lavorare. Quindi la vicinanza dell'amministrazione provinciale nella persona del presidente Raffa e di tutta l'amministrazione, un grazie a loro, un grazie ai Calabria, un grazie consentitemi in maniera particolare al Club Reggio Calabria,
che proprio sta svolgendo un anno sociale che io mi permetto di dire da locotenente, un anno sociale che può andare verso il distinto rispetto a quelle che sono le attività svolte. Grazie. Grazie.